Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di Xiaomi Mi Mix 3. In questo video parleremo di caratteristiche tecniche, funzionalità, novità che ci attendono da questo smartphone top di gamma di Xiaomi e tutto quello che sappiamo ad oggi, ovviamente non in via ufficiale. Sul mio canale Telegram inoltre vi metterò alcune foto semi-ufficiali che sono state condivise da uno dei più importanti manager di Xiaomi sul suo Instagram, quindi andate sul mio Telegram, il link ve lo lascio qui sotto in descrizione e anche qui in sovraimpressione. Prima di cominciare con il video ragazzi, lasciate un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate, è molto importante il vostro supporto, quindi vi ringrazio anticipatamente. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e partiamo subito con il video. Ok ragazzi, Xiaomi Mi Mix 3, il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda cinese che molto probabilmente verrà rilasciato a ottobre. Lo ha confermato uno dei più importanti manager dei vertici dell'azienda cinese su Instagram, dove ha postato anche una foto che vi lascio sul mio Telegram, quindi andatela a vedere perché è molto molto verosimile di quello che potrebbe essere appunto lo smartphone nella sua versione finale, definitiva e commercializzabile. Per quanto riguarda il telefono, quali sono le vere novità? Sostanzialmente sono due. La prima riguarda il modulo 5G. Modulo 5G che potrebbe essere implementato per la prima volta su uno smartphone, proprio su Mi Mix 3, e lo conferma questa foto che vi lascio in sovraimpressione. Un modulo che ovviamente non può essere sfruttato attualmente in Italia perché ancora siamo molto indietro. Si parla del 2020 o anche 2022 per avere una piena compatibilità delle reti in Italia col 5G, quindi non so quanto possa servire questo modulo nel nostro paese. Per quanto riguarda invece l'estetica dello smartphone, riprende un meccanismo già presente sull'Oppo Find X, ovvero quello della fotocamera anteriore a scomparsa, però questa volta il meccanismo non è automatico come sull'Oppo, ma è manuale, un po' come l'N96 di tanti tanti anni fa. Vi lascio questo piccolo video che gira tantissimo online in queste ore, dove si vede appunto questo meccanismo, siete voi manualmente con la mano ad attivarlo e non è automatico. Io lo trovo una soluzione abbastanza interessante, anche se mi sa tanto di vintage, di ritorno al passato invece di andare avanti, quindi torniamo indietro, insomma non sono del tutto convinto, però sicuramente preferisco questa soluzione al notch, che quindi non sarà presente e per fortuna direi su questo Mi Mix 3. Per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche, ragazzi, parliamo di cose abbastanza standard, nel senso che posteriormente avremo una fotocamera doppia da 20 megapixel, non sembra esserci il sensore di impronte digitali che probabilmente, quindi presumibilmente, verrà inserito sotto il display nella parte anteriore, display abbastanza ampio, sicuramente sopra i 6 pollici, con una risoluzione 2K, quindi di tecnologia AMOLED, quindi dai neri profondi. Per quanto riguarda invece le prestazioni, quindi lato CPU, memoria e quant'altro, lo Snapdragon 845 in versione un po' più raffinata per contenere il modulo 5G è una soluzione che va più per la maggiore, quindi sembra essere quella la direzione che intraprenderà Xiaomi nel suo top di gamma, oppure implementerà direttamente lo Snapdragon 855, ma qui si va un po' più cauti. Il quantitativo di memoria RAM varia dai 6 ai 8 GB, memoria interna invece dai 64 ai 256 GB. Ovviamente in base al taglio di memoria che acquisterete cambierà anche il prezzo, che comunque dovrebbe oscillare tra i 500 e i 600 euro. Queste ovviamente sono delle informazioni ragazzi che vanno via via aggiornandosi, sicuramente porterò altri video se ci sono delle grosse novità, ma è questo quello che sappiamo in generale, oltre al fatto che il Xiaomi Mi Mix 3 uscirà con la versione software MIUI 10 supportata con Android 9.0 Pie, quindi l'ultima versione di Android rilasciata da Google recentemente. Bene ragazzi, questo era il mio video riassuntivo su tutto quello che sappiamo, non di ufficiale ovviamente, prima dell'uscita su Xiaomi Mi Mix 3. Io spero che
questo video vi sia piaciuto, pertanto invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate su questo nuovo smartphone top di gamma. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con hashtag riso in bianco, quindi ragazzi hashtag riso in bianco, mi raccomando, così vedo chi è arrivato fino a questo punto. E niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, seguitemi su social network, soprattutto su Telegram dove sono molto attivo, il link, tutti i link e tutte le informazioni sono qui sotto in descrizione, e io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!